Edizione straordinaria del nostro telegiornale. A quanto pare anche a Sapri è scoppiata la felicità. Tutta la città è impazzita. In ogni via, in ogni piazza, in ogni angolo del paese la popolazione balla e si diverte al ritmo di Happy. Non li ferma più nessuno, è un vero e proprio contagio. Continuano a ballare e a sorridere in ogni dove. Nel frattempo i carabinieri sono alla ricerca di Pharrell Williams, autore del tormentone che ha messo in subbuglio la città. Colleghiamoci però subito con Sapri e vediamo che cosa sta succedendo. Antonietta, a te la linea. Grazie Dalia, sono qui a Sapri con il maresciallo dei carabinieri più conosciuto in Italia, Franco Guzzo. Allora, qual è la situazione attuale? E che cosa vi devo dire? Signorina mia, qua è scoppiata la felicità da tutti i porri, non si capisce più niente. Gente che balla, gente che zumba, sui balconi, i bicchierilli, appesi i lampadari, nelle piazze, nelle strade, non si capisce più niente, non li possiamo fermare in nessun modo. La situazione è critica, qua c'è un virus, è un'epidemia, non c'è sta niente da fare. Notizie dell'ultima ora? Non lo so, ma vediamo. Brigadier! Ha telefonato qualche stronzo stamattina? No, maresciallo, veramente il primo siete voi. E che c'è? Grazie al maresciallo Guzzo e ora vi lascio con le immagini che mostrano la situazione attuale a Sapri. Bring me
lasciata prendere dal ritmo. La felicità a quanto pare si è propagata anche nei nostri studi. Per il momento comunque è tutto, vi terremo aggiornati nelle prossime edizioni. Nel frattempo mi raccomando, non dimenticate di essere felici. Ah, ma ci chiedono la linea di nuovo i carabinieri, sentiamo, vediamo. Avete visto? Non c'è niente da fare, è diventato uno sparpeto, il virus se l'è mangiata tutto quanto, tutto che va, non li possiamo fermare, è una cosa che deve finire assolutamente, è una cosa che deve finire perché non... Levati gli occhiali. È una cosa che deve finire, se ci vogliono le manine forti, che olio arrestiamo, tutto qua, deve finire. Forse può durare un altro poco. Tu aspettami loro.